Buonasera a tutti, benvenuti alla puntata settimanale del Salotto de Wills e Lins. Eccoci stasera, martedì, ore 21 come sempre. Stasera con noi un ospite veramente, veramente interessante e speciale che ci racconterà della sua passione del motorsport e non solo, perché ha diversi, diversi ruoli nel motorsport. È con noi stasera Valentina Gambi. Benvenuta, Valentina. Grazie mille per l'invito che era da un po' che avevamo in sospeso e siamo riusciti solamente questa sera. Comunque è un piacere. Grazie Valentina per essere con noi, sei super presa in questo periodo e fra poco ci racconterai perché. Non lo sveliamo subito a coloro che ci stanno vedendo, ma vorrei partire proprio dagli albori della tua passione. Anticipiamo un po', adesso poi ce lo racconterai tu. Tu hai a che fare con le due ruote, quindi motorsport lato moto. E come ti sei avvicinata al motorsport e poi ne hai fatto anche il tuo lavoro? Raccontaci un po' gli inizi. Allora, se devo dare un inizio, sicuramente quando ero piccolina mio padre mi portava all'autodromo di Imola, essendo lui appunto di Imola, per cui ho questi ricordi di alcune gare, specialmente di auto, perché a Imola vengono fatte soprattutto gare auto, di queste prove libere, queste gare di auto, ma ho ricordi molto sbiaditi ormai. Per un periodo ho perso di vista i circuiti, il motorsport e tutto, se non seguendoli collateralmente in televisione, fino al 2015, quando per caso il mio primo lavoro c'entrava proprio col mondo del motorsport. E, mi sono occupata del marketing per un'azienda di batterie al litio per auto e moto sportive, per cui mi sono riavvicinata un po' casualmente al mondo dei circuiti. E lì ho riscoperto appunto questo amore che era un po' lasciato decadere durante il periodo dell'adolescenza e mi sono chiesta, ho iniziato a girare un po' di circuiti appunto per lavoro e mi sono chiesta quali fossero gli altri aspetti che da fuori non si notavano dei circuiti. Quindi ho iniziato ad indagare anche su figure che lavoravano collateralmente, come potevano essere i commissari di percorso. E mi sono chiesta, perché non posso farlo anche io? Quindi, diciamo, da un lavoro che era quello di gestione del marketing e della comunicazione per un'azienda piccolina, del settore, ho iniziato il weekend anche a, frequentare i circuiti da un punto di vista un pochino diverso. Infatti, diciamo che allora, innanzitutto posso ben dire che probabilmente era nel tuo destino il motorsport, perché se ti sei allontanata e poi ti ha un po' richiamato a sé, vuol dire che era proprio il settore in cui dovevi essere. E infatti tu hai fatto una scelta molto bella e anche coraggiosa, secondo me. Ed è appunto uno degli argomenti che stiamo proprio per andare a toccare. Voglio anche mostrare un po' di foto che ti vedono all'opera. Tu sei praticamente commissario all'autodromo nazionale Enzo Dino Ferrari, quindi quello di Imola, insomma, che ha poi anche il nome dell'icona italiana Ferrari. E come appunto hai deciso di vedere l'autodromo da questo punto di vista? È nato, se devo dare un periodo temporale, 2015-2016. Ho iniziato nel 2016 perché l'iter per diventare commissario di pista di circuito è un po' lungo, nel senso bisogna prendere le licenze ACI o FMI a seconda delle manifestazioni a cui si desidera prendere parte, per cui auto o moto. Io ho deciso di intraprendere entrambi i percorsi perché mi sembravano complementari, per cui Certo. non volevo escludere uno o l'altro. Facendo appunto il corso e sostenendo l'esame, si otteneva la licenza per entrare a far parte del mondo dei commissari, che è tutto un mondo. Io ne approfitto anche per salutare tutti i miei colleghi di Imola e di Misano, perché io ho lavorato anche in occasione della Superbike e MotoGP, anche al Misano World Circuit. Ad Imola quest'anno, poi con le ultime manifestazioni, so che sono cresciuti tantissimi i commissari perché mancavano anche le figure giovani È vero, è in vero. questo mondo, che diciamo che i commissari possono espletare questa funzione fino all'età dei 70 anni, se non erro, e quindi mancavano un po' le figure giovani a cui
tramandare questa passione, questo lavoro. E negli ultimi anni, un po' grazie alla Formula 1 che è tornata a Imola, un po' grazie a manifestazioni come la MotoGP e la Superbike, c'è stato un richiamo un po' più forte e sono tornati i giovani. Quando ho preso io la licenza nel 2015-2016 eravamo veramente pochissime, soprattutto le ragazze erano pochissime, si contavano sulle dita di una mano forse. Eh sì, immagino, perché se il motorsport, diciamo, è abbastanza maschilista ed è abbastanza frequentato solo da uomini, o perlomeno siamo poche, oddio, siamo tante, però comunque in base alla proporzione, come ci diciamo sempre ogni martedì, insomma, la proporzione è un po' una minoranza. Nel lato commissario immagino veramente, veramente che eravate delle mosche bianche. E come vi sentivate, insomma, ancor più attorniate da uomini che avrebbero appunto fatto anche loro i commissari? Vi sentivate un po' come un pesce fuor d'acqua, oppure la passione un po' invece amalgamava tutto? All'inizio devo dire che forse mi sentivo un po' sotto i riflettori, nel senso... Magari faceva strano anche a loro che ci fossero ragazze. Poi col passare del tempo ci hanno preso un po' anche sotto l'ala protettiva, nel senso io ho imparato tanto comunque dai miei colleghi più anziani che mi hanno insegnato tanto e aiutato. Infatti, guarda, anch'io ho qualche conoscenza però in autodromo a Monza, perché io invece sono in Lombardia mentre tu sei in Emilia Romagna, e in effetti è vero, ci sono tanti veterani che poi non riescono sempre a trasmettere questo lavoro e la propria passione. Io penso forse perché un po' noi giovani, diciamo, siamo un po' lontani da quelli che sono i lavori del sabato e la domenica. Esatto, perché poi la difficoltà è che il commissario è un po' un hobby, per cui non è un vero e proprio lavoro, quindi magari dal lunedì al venerdì sei in ufficio o a fare il proprio lavoro, e il sabato e la domenica si utilizza questo tempo libero per fare il commissario, perché ricordiamo che è non so, tipo volontariato, non saprei proprio, non lo definirei proprio volontariato, perché volontariato secondo me è altro, però è comunque una passione che ti porta a fare di più oltre il tuo lavoro, e soprattutto a farlo con serietà, perché i ruoli e le responsabilità in pista sono veramente tantissime, specialmente nelle gare mondiali in cui non c'è margine di errore e la visibilità è mondiale, per cui bisogna prendere sempre con serietà questa passione. È vero, è vero. Guarda, io mi permetto di dire che siete un po' gli angeli della pista, perché comunque date un servizio che è fondamentale. Spesso e volentieri non ci si pensa, se non nei momenti in cui ce n'è estrema necessità. Invece, insomma, i commissari hanno veramente quello che di più può servire ad un autodromo, dal momento in cui con le bandiere, insomma, si agevola la ripartenza oppure il blocco delle gare, se non anche nei momenti in cui, insomma, c'è da intervenire. Infatti volevo poi chiederti come è stato fare il corso, vorrei entrare un pochettino più anche nel dettaglio, proprio perché così almeno anche promuoviamo i corsi per diventare commissari. Assolutamente, quest'anno ormai sono terminati, perché solitamente vengono svolti a inizio anno, prima della stagione. In ogni caso i commissari, una volta che hanno ottenuto la licenza, devono rinnovarla, per cui il corso devono comunque riseguirlo ogni 2-4 anni, nel caso della FMI, quindi delle moto. Il corso si svolge principalmente come una chiacchierata e un insegnamento, specialmente sulle bandiere, che sono lo strumento più efficace che abbiamo noi commissari per comunicare, oltre ai piloti, anche con la direzione gara. E principalmente ti fanno vedere le casistiche in cui potresti andare incontro, ma cioè, diciamo che la vera lezione è la pista stessa, perché finché non entri in pista non ti rendi conto di quello che stai andando a fare realmente. Io mi ricordo benissimo uno dei miei primi servizi in cui rimasi paralizzata alla vista di questo incidente. Era una gara auto endurance, una 24 ore, e ci fu un incidente che coinvolse 3 auto proprio davanti a me, in un punto in cui proprio ho detto non succederà mai nulla, mai dire questo. Ci fu questo incidente tra il tamburello e la Villeneuve a Imola,
quindi rettilineo, e queste tre vetture coinvolte causarono la safety car e il blocco, insomma, della gara. Per cui lì rimasi paralizzata e non sapevo proprio come comportarmi. Ero nella postazione di bandiera, perché poi i commissari hanno tanti ruoli. C'è chi va in soccorso del pilota, chi va a raccogliere la moto o la vettura e chi rimane in postazione per le segnalazioni. Io ero nel punto di bandiera, quindi di segnalazione, e penso, a me è sembrato un tempo infinito, però penso fossero secondi in cui non ho dato neanche la bandiera gialla. Eh sì, quindi ci vuole molta lucidità. Ci vuole molta lucidità. E freddezza, soprattutto di rimanere distaccato da quello che accade, dall'incidente, qualunque sia la condizione delle persone coinvolte. Per cui sì, non è molto... Cioè, è bello perché vivi dentro il motorsport, però è anche dura, perché ti trovi a lavorare anche in condizioni di freddo, ghiaccio, pioggia, sole d'estate, sole battente, quindi... tutte le condizioni climatiche, 12 ore solitamente in piedi, senza mai sedersi o quasi, quindi anche condizioni difficili, ricordiamo anche questo. E questo non vuole essere un alert per non far parte dei commissari, anzi io ho sempre incentivato tutti a fare questo corso, perché chi ha la passione per le due o le quattro ruote sicuramente è un bel hobby, ecco. Eh sì, sì, infatti, io mi unisco a te nello spingere, perché veramente c'è sempre bisogno di rinforzare un po' il gruppo dei commissari in ogni circuito, ed è veramente un modo un modo molto utile per vivere bene e da vicino la propria passione. Infatti, ci hai anticipato un pochettino quello che probabilmente è stato il momento più, oddio mio, del tuo periodo che... c'è ancora tuttora, da commissario. E invece diciamo, il ricordo più bello, nel senso che non ti ha portato un po' di timore, un po' di paralisi, qual è? Sicuramente il più emozionante, prendere lo schieramento della verifica della mattina, in cui la direzione gara, tutti i commissari si schierano in pista e la direzione gara fa le verifiche. Quello è sempre molto emozionante, perché è prima di ogni gara e nessuno lo vede se non noi, e devono essere tutti impeccabili e praticamente stare sull'attenti un po', se vogliamo paragonarlo ai militari, al passaggio della direzione gara, che deve verificare appunto che tutti siano nelle postazioni giuste, che ci sia il servizio medico, l'antincendio e tutto, le ambulanze, carri attrezzi e quant'altro. Quello è sempre molto emozionante al mattino, e anche fare una griglia di partenza di un mondiale è una bella esperienza. Eh sì, quello sì, è qualcosa che ti rimane proprio, proprio nel cuore. Tu hai anticipato appunto che, insomma, hai la possibilità di fare il commissario sia nelle gare di due ruote sia nelle gare di quattro ruote. Mi dicevi, sfioriamo anche un po' questo argomento, l'importanza dell'avere l'occhio critico sia nelle gare più conosciute sia nelle gare un po' meno conosciute. Cosa mi dici? Allora, diciamo che, come ti ho anticipato un po' prima, molto contenta del fatto che il numero dei commissari negli ultimi anni stia crescendo, però ricordiamoci sempre che per fare bene i commissari in un mondiale bisogna passare anche dalle gare minori, se così vogliamo definirle, in cui accade l'impensabile, perché noi vediamo in televisione le gare dei mondiali in cui tutti i piloti sono esperti, però ci sono gare anche di dilettanti in cui solitamente accadono gli incidenti più grossi o le casistiche veramente più impensabili di soccorso in pista o di situazioni in pista. Per cui è importantissimo dare anche l'adesione anche a gare minori in cui si impara sicuramente di più, perché nelle gare mondiali la direzione entra molto in gioco, anche con le bandiere luminose o le direttive. Invece nelle gare minori è un po' diciamo, lasciato al commissario il ruolo totale della gestione del suo settore in pista.
Eh sì, è vero, il motorsport è talmente variegato che per arrivare, come diciamo, un po' al vertice, sicuramente ci sono un sacco di altre categorie, sia dal punto di vista delle due che delle quattro ruote, che meritano sempre di essere viste, assolutamente. E poi, appunto, dal punto di vista, dei commissari, sicuramente sono una bella palestra, sono sicuramente una bella palestra. Abbiamo parlato dell'inizio della tua passione, ma io mi addentrerei un po' nella Valentina che è in pista, perché infatti qui ti vediamo proprio in sella a una moto. Valentina, raccontaci un po', perché la tua passione non permette di mettersi solamente un giubbotto arancione, ma anche una tuta. Esatto, diciamo che questa è un po' stata un'evoluzione. Non arriverò sicuramente ai livelli di piloti esperti, anzi sto imparando perché in realtà non è da molto che mi sono messa in sella. Cosa dire? Insomma, è da gennaio che ho acquistato una pit bike proprio per imparare meglio a utilizzare la moto in pista. E dal 2019 ho la patente A della moto, perché mi sono detta io voglio vivere questo sport per comprenderlo a pieno da tutti i punti di Vero. vista possibili. Per cui per raccontarlo e per parlarne anche nel mio ruolo, voglio viverlo da tutte le angolazioni. Quindi ho deciso di prendere la patente nel 2019 e negli ultimi anni ho sperimentato un pochino, anche grazie ad eventi dedicati solo donne, le moto e le due ruote o anche le quattro ruote in realtà, di diversi settori, sia off-road che pista. Ci sto provando un pochino, diciamo. È difficile perché imparare da adulti non è facile, È vero, questo sì. quindi sto cercando un pochino di apprendere tutti i consigli di tutte le persone che sono un pochino più esperte di me dal punto di vista di piloti. È vero che comunque, sai, non iniziando da piccoli si è un po' più frenati. Secondo me è proprio una questione di freno inibitorio. Quando si è piccoli, si è coraggiosi, ci si butta e si impara. Quindi questo diciamo che è la cosa che viene subito. Invece, quando diciamo si è un po' più grandi, il pericolo lo si sente un pochino di più. Specialmente vivendolo anche da commissario, so quello a cui si va incontro, per cui lo temo ancora di più, per cui cerco di partire molto Certo. con calma. Ho voluto prendere appunto questa piccola moto per imparare un po' a usare anche le marce in pista, perché non è per niente semplice rispetto alla Assolutamente. strada, è tutt'altro. Quindi ho voluto fare anche questa esperienza, cioè sto facendo anche questa esperienza, ecco. Eh sì, ma hai detto bene, appunto, una passione bisogna vivere a 360 gradi. E hai accennato poi a degli eventi di sole donne. Infatti io voglio proprio chiederti, al di là del fatto di poter gareggiare, tu adesso stai iniziando, stai cercando un pochettino di vivere la pista dal punto di vista oltre il muretto, diciamo, cosa ne pensi di quelli che sono i campionati che sono nati solo donne, come la Women's Cup, piuttosto che altre realtà che si stanno sempre più evolvendo? Guarda, l'anno scorso quando è nata la Women's Cup ho pensato subito che bella iniziativa perché finalmente davano risalto anche a una categoria femminile. Prima queste ragazze che adesso fanno la Women's Cup facevano i campionati sparsi, vari, per cui non erano raggruppate. L'anno scorso hanno iniziato un pochino in sordina con questo campionato. All'inizio erano tutti un po' forse titubanti, comunque stavano tutti un po' a vedere cosa sarebbe successo. Quest'anno invece, che è iniziata lo scorso weekend al CIV, l'ho vissuta, cioè, in prima persona perché ero presente al CIV, ho notato che hanno implementato molto tutta la struttura e l'organizzazione e sono rimasta piacevolmente colpita e le ragazze, in griglia erano ben 21, per cui tante quante una qualsiasi altra categoria. E stiamo parlando solamente di moto medio-grandi, ma ci sono anche altre categorie di moto più piccole, come le pit bike o le mini GP, in cui ci sono comunque ragazze. Sì, questo infatti ho seguito quella che poi è stata e ha portato anche alla vittoria della portacolori del 5100 Racing Team, che appunto è
lombardo, quindi tornando un pochettino alla provenienza, è un team oltretutto di sole donne, quindi mi è piaciuto tantissimo il fatto che Mi anche piace. nel team siano tutte donne. E l'unica cosa che volevo poi chiederti a riguardo è, secondo te, è una domanda un pochettino, diciamo, come un'arma a doppio taglio. Secondo te non è un po' ghettizzare le donne facendo un campionato solo donne e non portandolo nei campionati maschili? Sì e no, nel senso, penso sia oggettivo che le donne a livello fisico di Quello prestazioni sì. non siano equiparabili a un uomo, cioè, penso sia un dato di fatto, per cui anche in qualsiasi altro sport, ad esempio io mi ricordo la pallavolo quando la facevo, da una certa età in poi venivano separate le categorie maschile e femminile proprio perché non erano confrontabili, per cui dipende un po' come lo si comunica questa differenziazione. E quindi secondo me stanno facendo un buon lavoro. Fino a 2 anni fa comunque le donne nel motorsport, almeno erano un cliché, nel senso erano le ombrelline È e vero, tutto sì. quello che c'era dietro, che potevano essere meccanico, addetta stampa, segreteria, tutti questi ruoli che se uno vive in prima persona le gare, ci sono tantissime ragazze e donne, non vede medico, paramedico, marshal, ci sono tantissime figure femminili, per cui secondo me dipende un po' come la si comunica questa categoria femminile. E secondo me quest'anno gli stanno dando tanto valore. Sì, sono d'accordo con te perché appunto è vero, le ragazze nell'ambiente dei motori sono veramente tante. Purtroppo a volte hanno magari tanti, tanti, tantissimi ruoli un po' dietro le quinte e sfugge via, o meglio, solo per l'occhio un po' più critico, la presenza di tante donne. La Women's Cup ha avuto un'evoluzione fantastica, infatti, l'anno scorso, come hai ben detto tu, è iniziata un po' in punta di piedi e quest'anno veramente sta prendendo largo. La vediamo anche sui social molto molto presente. E appunto, prima di collegarci a un altro argomento molto interessante della tua vita, ti volevo chiedere appunto il fatto di un campionato Total Pink dal punto di vista mediatico, quanto impatto può avere? Secondo me molto, nel senso anche il fatto che un'Anna Carrasco piuttosto che una Maria Herrera, che sono quelle poche arrivate alle categorie mondiali, partecipano fa grande clamore. Se anche a livello di sponsorizzazioni ipotizzo che puntare su una ragazza in un campionato del genere abbia una visibilità maggiore rispetto a qualsiasi altro ragazzo che partecipa, che è un po' la normalità, passami il termine. Quindi a livello mediatico, secondo me, stanno avendo tantissimo impatto e le aziende del settore è bello che stiano puntando molto sulle ragazze. Io questa domanda te l'ho fatta proprio per inserirci in quello che è un argomento molto molto importante della tua vita. Quindi facciamo un recap prima di buttarci. Allora, sei salita in sella alla moto e quindi abbiamo capito che preferisci le 4 ruote. Ma Poi. dicevo, ho sperimentato anche i kart, anzi ho sempre detto che se i miei genitori mi avessero messo sulle 4 ruote da piccola sarei andata molto forte perché non ho il piede, ho il piedino un po' pesante, questo lo sanno tutti. Però sulle 2 ruote mi sento un pochino più insicura perché appunto le possibilità di cadere e farsi male sono un pochino maggiori, ecco. Eh sì, infatti, cioè nel senso che io per esempio sono un po' più sulle 4, ma perché mi sento un po' più sicura, cioè è proprio una questione di sicurezza, stabilità, nel senso, però chi è sulle 2 ruote secondo me ha veramente una marcia in più, cioè si vive il motorsport in modo un po' più spericolato e sempre nella sicurezza, però comunque a pieno, diciamo, la passione è vissuta a pieno, insomma, senza un po' il freno a mano tirato, tra virgolette. E quindi ti abbiamo visto in pista che provi la tua moto, ti abbiamo visto in pista come commissario e poi c'è il lato social di Valentina, perché nella vita tu sei social media manager nell'ambito del motorsport. Insomma, volevo chiederti un pochettino come è iniziata questa carriera e insomma, di cosa ti stai occupando in questo momento.
Allora, io fin da piccola ho sempre avuto questa tendenza spiccata verso tutto quello che era fotografia, web, perché il web, diciamo, come lo conosciamo adesso, è nato un po' a metà, fine anni 90, per cui io ero piccola e ero molto tendente verso questo nuovo settore. Quindi col passare del tempo ho approfondito le nuove tendenze che erano un po' i social, il mondo dei social, in cui ho deciso poi di addentrarmi nel lavoro abbinando il lavoro alla passione, perché ho lavorato, come ho detto prima, la prima azienda per cui ho lavorato si occupava di batterie a litio per auto e moto da corsa, e poi sono finita a lavorare in un'azienda che io stimo molto, in cui ho lasciato un po' il mio cuore, che è Ducati. Sì. Per poi abbandonare lavorativamente parlando per 2 anni il motorsport, seguendo sempre comunque i social e ritornando nel mondo delle due ruote, nella posizione in cui mi ritrovo adesso, per cui social media manager di un'azienda del settore delle due ruote, non moto ma scooter, che è Malossi. Mm-hmm. Per cui il mio percorso diciamo era un po' segnato un po' lato social, un po' lato motorsport. Diciamo che abbinare le due cose per me è il top. L'ambizione è seguire quello che mi piace fare. L'ambito dei social media, insomma, sono particolarmente impegnativi. Infatti vorrei che ci raccontassi un pochettino quello che è proprio l'ambito in cui si svolge questa attività, perché è facile, infatti, come ci raccontavamo un pochettino prima io e te, Valentina, che arrivano le notizie, arrivano le immagini, è bellissimo per i fruitori, per coloro che si collegano ai social e vedono queste informazioni, però dietro c'è veramente un mondo. Esatto, dietro c'è un mondo. Infatti io dico sempre che quelli che fanno i social media manager, e saluto anche dei miei colleghi che non so se siano collegati, però lo fanno e possono capirmi, vuol dire un po' avere tante skill, perché oltre a quello di pianificare la comunicazione bisogna essere un po' dei creativi, per cui inventarsela e essere un po' fotografi, un po' grafici, un po' appunto comunicatori, per cui gestire tutta la parte di copywriting, che è la parte testuale, per cui bisogna avere tante skill e soprattutto essere molto aperti, quindi fare un po' da PR, tanti lavori sommati che fanno un lavoro. Quindi dietro a un post singolo, che può essere quello che tutti noi vediamo tutti i giorni, c'è un lavoro immenso, quindi dall'idea creativa allo sviluppo a la pianificazione, e in questo processo non è coinvolta una sola persona spesso, ma tante, per cui c'è un lavoro dietro enorme. Eh sì, anche perché comunque c'è anche, secondo me, un po', soprattutto nell'ambito motorsport, la criticità legata alla tempistica, perché a volte quando si è in pista e bisogna per forza comunicare determinate cose in quel momento, insomma, io penso che sia una delle cose più impegnative. Guarda, io spesso mi ritrovo in pista ad avere la macchina fotografica, il telefono, magari altro in mano, e a fare mille cose contemporaneamente, perché è un dato di fatto che bisogna essere multitasking e saper cogliere un po' anche il momento, perché nel motorsport, comunque nelle gare, non c'è nulla di preventivato, nulla di prestabilito, quindi man mano ciò che accade bisogna saperlo catturare o raccontare. Eh sì, infatti volevo proprio un pochettino chiederti qualcosa di più su quello che, a parte appunto il dover fare più persone contemporaneamente, secondo te qual è la cosa più difficile e critica nel ruolo di social media manager? Questa è una bella domanda. Allora, si è sempre un po' rispetto, magari adesso paragono un po' anche a altri ruoli, un po' sotto pressione o comunque sotto l'occhio del ciclone, cioè bisogna sempre essere attenti alle tendenze, a quello che succede sui social, sempre attivi, quindi non è che, ecco, il ruolo del social media manager si confina alle 8 ore lavorative. Tutto quello che accade anche nella vita privata e al di fuori, nel weekend, condiziona inevitabilmente
il tuo lavoro. Per cui io dico sempre che io il mio lavoro lo porto sempre a casa, anche la notte a volte, e 24 ore su 24, se non appunto mentre dormo, comunque mi capita di sognarlo, per cui... Nel senso, un lavoro full time in tutti i sensi, non prendi mai una pausa mentale da quello che fai, ma l'ambiente in cui vivi ti condiziona sempre in questo lavoro. Eh sì, non so se capita anche a te, Valentina, però a volte sai, vabbè, ovviamente appunto io gestendo la pagina Wheels & Heels, oltre appunto la diretta, un pochettino mi diletto, non è il mio settore, la mia professione, ma mi diletto. E in realtà capita spessissimo di essere, ovviamente magari sui social con il proprio profilo ogni tanto, e avere delle continue idee, dire no, però questa cosa la posso utilizzare, no, però aspetta, questa cosa mi può... In realtà è vero, non si è mai staccati completamente. Assolutamente. Infatti, ultimamente sto cercando di usare molto, molto meno i miei profili privati, perché quando ho quel pochino di tempo libero cerco di vivere la realtà, perché essere sempre connessi mi rendo conto che sia appunto difficile, e io facendo anche questo tipo di lavoro, essendo connessa in continuazione, ho bisogno a volte proprio di staccare completamente la testa dai social e vivermi un pochino la quotidianità, la realtà. Eh sì, perché è alienante, poi diventa un circolo vizioso, quindi diventa poi un voler cercare sempre di più di raggiungere la gente, quindi è vero. Invece a volte ogni tanto bisogna un pochettino prendere le distanze. Invece quello che ti piace di più del ruolo di social media manager? Sicuramente avere un'importanza fondamentale nella comunicazione dell'azienda, che è un po', diciamo, il passepartout dell'azienda. Quello che uno conosce dell'azienda lo conosce grazie alla comunicazione, per cui avere un ruolo chiave, nella facciata, diciamo, se vogliamo paragonare, in molti paragonano l'iceberg, la punta dell'iceberg, quello che si vede. Tutto il lavoro che c'è sotto, avere un ruolo fondamentale in questo ed essere un po' dietro le quinte di tutto questo grande show dà sicuramente soddisfazione. Eh sì, questo sì, perché ormai comunque è un ruolo, infatti vorremmo toccare anche un attimo questo ambito, è un ruolo che in realtà tanto tempo fa non c'era e io mi chiedo, ma come facevano? Perché adesso è talmente fondamentale. Guarda, guardando anche gare vecchie, vedevo comunque che il ruolo di press office, quindi comunicazione nei team, è sempre esistito, quindi c'è sempre stata una figura del genere a cui io poi ho sempre ambito, nel senso io dicevo voglio essere quella figura, quella che aiuta il team o il pilota o l'azienda a comunicare il suo spirito e la sua immagine. Quindi secondo me era una figura diversa solamente perché non esistevano i social, però esisteva già la figura che comunicava, poteva essere la carta stampata piuttosto che, se devo paragonarla tanto tempo fa, forse era la figura del giornalista, banalmente. Quindi secondo me qualcuno che lo faceva, però ovviamente con tempistiche e metodi diversi, forse anche un pochino meno... Certo. Live, erano i giornalisti. Diciamo che è un po' l'evoluzione di quello che c'è stato come giornalismo fino a qualche anno fa. Insomma, i social ovviamente hanno reso tutto un po' più live, diciamo, che poi è Anche anche. i giornali stessi si sono dovuti adattare, appunto, e molti quotidiani o giornali anche di settore sono diventati più social che cartacei, quindi si sono evoluti anche loro in questo senso. È vero. Dopo aver toccato questo ambito legato alla tua professione, perché è quello che comunque ti impegna nel corso della settimana, volevo parlare un po' di donne motori. Hai avuto modo appunto dal 2015 che ti sei avvicinata e hai vissuto sempre di più il motorsport, hai avuto modo di vedere anche un po' l'evoluzione degli ultimi anni. Insomma, come vedi le donne nei motori da quegli anni, insomma, 6-7 anni fa ad adesso?
come dicevo prima, secondo me le donne nel mondo dei motori ci sono sempre state, però comunicate male, nel senso, secondo i cliché appunto erano le ombrelline o le ragazze immagine e basta, donne e motori. Negli ultimi anni, quindi, ci sono tantissime figure che femminili che ruotano attorno al mondo del motorsport 2-4 ruote. Ho avuto il piacere di conoscerne veramente tantissime che mi ispirano tutti i giorni. E c'è un evento in particolare che si è svolto anche lo scorso weekend, a cui dovevo prendere parte, dedicato solo alle ragazze, sì, sì, e trovo veramente di ispirazione. Io ne ho preso parte a settembre e mi sono anche tatuata il logo dell'evento proprio perché trovo fortissima la loro comunicazione dell'empowerment femminile all'interno del mondo del motorsport, per cui veramente ci sono dal ruolo del soccorritore al ruolo del giornalista, team manager, perché poi ricordiamoci che anche a livello internazionale ci sono delle donne che gestiscono dei team e anche piloti molto famosi che sono di ispirazione veramente, per me sono stati comunque di ispirazione, vedi Chiara Fontanesi, Anna Carrasco, Maria Herrera, tutte queste figure femminili che poi sono solidali tra loro. Il bello del motorsport è che tutte le figure femminili fanno comunque gruppo, non c'è concorrenza, comunque un ambiente negativo. Essendo una minoranza all'interno di una minoranza, le donne si supportano a vicenda e questo è molto bello da vedere. È vero, perché poi alla fine, sai, nel mondo reale, tra virgolette, insomma, le donne non creano tanta unione. Invece, rendendosi conto di essere un po' meno rispetto agli uomini, si crea veramente un sodalizio che poi si porta, diciamo, si porta nel corso degli anni. Prima di continuare il nostro discorso, c'è Chiara Paratore che ti dice grande Vale, quindi ti saluto. È la mia collega che saluto, ciao Chiara. Hai nominato quello che è il Women Bootcamp, che esatto, c'è stato settimana scorsa, appunto pochi giorni fa, c'è stata la prima edizione in circuito, erano a Castelletto di Branduzzo a Pavia, e hai assolutamente ragione, è un evento che dà un'adrenalina fantastica, uno spirito di unione, di empowerment veramente, veramente fortissimo. Quest'anno c'erano anche corsi legati alla difesa, piuttosto che appunto le moto, anche corsi di finanza, insomma c'era veramente, veramente anche drifting, infatti salutiamo le Crazy Drift Girls, tra cui Daisy Bizzarro, insomma quest'anno c'è stato ancora di più, insomma un po' per festeggiare anche la prima edizione in circuito, c'erano ancora i tatuatori, quindi insomma c'era veramente tantissimo e sono questi gli eventi in cui, insomma, spingere le donne ad avvicinarsi e a prendere coraggio, perché a volte si ha questa passione ma non si ha il coraggio. Alla fine è una sfida anche verso se stesse, cioè io l'ho presa un po' tutta così, anche il fatto di prendere la patente, l'ho fatto per me stessa, quindi per dimostrare un po' a me stessa che riuscivo a fare quello che pensavo fosse impensabile. E quindi questi eventi aiutano molto a prendere coscienza che si può fare veramente di tutto e mi dispiace non aver preso parte appunto dell'edizione road del bootcamp, perché a settembre ho seguito l'edizione off-road, quindi una delle foto che hai mostrato prima era appunto nel mio test di enduro in cui mi sono lanciata, e durante quei due giorni ho fatto cose, ho fatto volo con gli ultraleggeri, in pista con i baggy, che sono quelle macchine con le ruote molto grosse in cui si fanno anche i salti, enduro, quindi off-road, in cui non mi ero mai avvicinata, perché poi parallelamente alla pista che seguo io, che è quella dei circuiti, c'è anche tutto il mondo dell'off-road che non riesco materialmente a seguire, però c'è un mondo anche dietro quello, per cui mi sono avvicinata un pochino anche più alla parte off-road. Ed è stato, sono stati due giorni, io sono uscita da quei due giorni dicendo cavolo, tutte le ragazze dovrebbero farlo, perché è molto ti lascia proprio con la voglia di spaccare tutto, cioè sì,
Sì, è vero, concordo. Hai trasmesso veramente a pieno e cogliamo l'occasione per salutare Domitilla e Jessica, che sono fantastiche, Fantastico, veramente. veramente. E, per andare all'ultimo nostro discorso di questa bellissima chiacchierata che stiamo facendo insieme a te, Valentina, volevo chiederti se c'è stata qualche occasione in cui l'essere donna ti è pesato, nel senso ti hanno fatto pesare che magari non riuscivi pienamente in qualcosa oppure ci mettevi di più. Diciamo che quando ho deciso di affrontare questo settore sapevo che ci sarebbero state alcune difficoltà, tra cui l'ambiente molto maschile, maschilista, diciamo così, che negli ultimi anni sono contenta si stia un po' sdoganando, però quando ho iniziato io era ancora molto maschile questo ambiente, per cui sicuramente ricevere delle critiche o essere guardate un po' male a volte mi ha fatto proprio male, cioè nel senso tornavo a casa con questo peso e forse a volte questo mi ha dato anche la spinta per dire ma io posso dimostrare comunque di farcela o di essere valida proprio per dimostrare che nel mondo del motorsport le ragazze non sono solo immagine, ma c'è anche tanto altro. E questo mi ha dato una spinta grandissima per dimostrare a me stessa e agli altri di riuscire a fare altro, quell'altro che non si vedeva. Eh sì, diciamo che ci vuole un po' più di coraggio, un po' più di forza, perché come ci siamo sempre dette, alla fine le donne ce la fanno in tutto, solo che probabilmente per manifestarlo ci devono mettere un po' di forza in più, insomma, è questo. C'è Michele Beretta che ti dice coa manager. Quindi vedo che ridi, che è un commento dolce che non potevo non leggere. Sì, perché diciamo che io sono un po' ambivalente nel senso, mi ritengo una figura da un lato che vuole dimostrare di essere molto forte, dall'altro sono molto emotiva, quindi io sono un po' ambivalente da questo punto di vista e soprattutto seguo il mondo dei motori, però mi piace anche molto la parte dell'essere femminile, per cui cerco di curare la mia immagine e anche però di far valere i miei diritti o comunque il mio essere femminile all'interno del mondo del motorsport in maniera un po' più determinata, ecco. Quindi ho questa doppia facciata. Fin da piccola ho sempre avuto questa parte femminile e maschile che convivono, perché fin da piccola ho sempre voluto invece delle bambole, le macchine telecomandate, la Ferrari a pedali, quindi ho sempre avuto questo spirito un po' da maschiaccio, ecco. Però è bella questa cosa di comunque mantenere la propria femminilità, anche perché secondo me, io poi ho questo parere, poi mi dici anche tu se sei d'accordo con me. Il motorsport nasce maschile, però comunque noi donne riusciamo ad avere il nostro spazio e i nostri ruoli tranquillamente. Ci sono comunque dei ruoli che secondo me sono un po' più adatti a noi. Infatti, la parte comunicativa, secondo me, è un po' più adatta alle donne perché le donne sanno sempre un po' più trovare il compromesso, la mediazione. Quindi è un po' più adatta al ruolo femminile. Però è anche bello perché la donna porta, passami il termine, un ruolo familiare, cioè il motorsport diventa poi qualcosa in cui tu veramente passi tantissimo tempo, tantissime ore, tantissimi giorni, fine settimana. Quindi è anche importante che il ruolo femminile di famiglia, tra virgolette, entri proprio in questo ambiente un po' grezzo ogni tanto. Infatti ogni tanto appunto devo sgridare o comunque tenere le fila di un ambiente in cui spesso gli uomini creano un po' di confusione e tutte le volte vengo vista un po' come quella bacchettona o quella che sgrida, quella che rimprovera, quella che dice forte sei in ritardo, quindi mi ritrovo anche a fare un po' il ruolo di mamma anche a persone che sono anche più grandi di me o più piccole, insomma dipende dall'ambiente o dal ruolo, quindi sono quella un po' più quadrata rispetto agli uomini che spesso si perdono, benché invidio comunque la parte meccanica, che è l'unica, diciamo, che mi manca all'appello, perché non ho mai avuto nessuno che mi ha insegnato le nozioni di meccanica, quindi sto cercando di imparare un pochino adesso, un po' per il lavoro che faccio, un po' per partire
passione le basi della meccanica, quindi capire un pochino di più questo aspetto. In effetti potrebbe essere un bel, diciamo, ambito in cui ti puoi buttare nel futuro. C'è Michele che ricorda una cosa, probabilmente sei un po' bacchettona sulle mascherine, perché lui dice vero sulle mascherine. Quindi questo è perché l'anno scorso, in periodo proprio full COVID, per lavoro io ero quella che rimarcava sempre in circuito il fatto di tenere la mascherina, perché davanti alle telecamere appunto non potevamo permetterci di mostrare scene in cui in periodo piena pandemia le persone stavano senza mascherina, per cui ero quella che diceva sempre, rompeva un po' le scatole a tutti, e tuttora lo sono, per cui sono quella che ancora porta la mascherina e probabilmente la porterà per altri anni, non lo so. Comunque l'ultima che la toglierà è quella che ricorda un po' le regole del gioco a tutti. Però ci vuole, questo ruolo ci vuole e qualcuno se ne deve prendere carico. Valentina, esatto. Hai fatto benissimo a prenderlo. È una croce che mi porta, quella dell'essere bacchettona, che poi in realtà poi quando uno mi conosce scopre che magari di facciata sembra quella cattiva, quella che fa sempre la maestrina, poi è un ruolo che mi accollo, che però capisco che qualcuno deve fare, quindi lo faccio io, però non sono così. È doveroso. Allora, ci avviciniamo alla fine della nostra puntata e io, prima di congedarti, voglio farti l'ultima domanda. Allora, anzi, due te ne faccio. La prima è la tua più grande vittoria che hai avuto fino adesso. Penso aver preso la patente da moto, quella è stata veramente una soddisfazione, peraltro in quel periodo non stavo nemmeno bene, quindi dopo aver fatto l'esame sono andata in ospedale per degli esami. Quella mattina non stavo per niente bene, però l'esaminatrice, che era una donna, ha detto che ero stata la più brava del corso, insomma, che ero l'unica ragazza, e l'aver preso la patente della moto sicuramente è stato un grandissimo traguardo. E questo in effetti è una vittoria non da poco. E l'ultimissima domanda invece è, insomma, Valentina cosa sogna per i prossimi anni? Io quello che dico sempre è spero di essere nel mondo delle due ruote o comunque delle quattro ruote, dell'automotive motorsport per sempre, perché alla fine fare del proprio lavoro ciò che sì. È una passione, è una fortuna, per cui questo è quello che mi auguro. Non so come evolveranno i social, quindi non so dire se tra 20 anni esisterà ancora la figura dei social media manager, però sicuramente vorrei continuare in questo settore nell'ambito comunicativo, che penso sia quello che mi esce meglio di tutti, ecco. E quello in cui mi sono cimentata fino adesso, per cui... Bene. Noi però nel frattempo comunque... Ovviamente siamo sempre in collegamento e noi non vediamo l'ora di sapere se ti butti nell'ambito della meccanica, perché tu sei super coraggiosa e hai talmente voglia di vivere a 360 gradi l'ambito del motorsport che insomma ci vediamo anche buttarti nel settore meccanico, e poi vogliamo vederti più spesso in pista. Quindi Valentina, hai come compito di aggiornarci, di tenerci aggiornati sulla situazione. Assolutamente, mi manca quello nella checklist da segnare, la parte meccanica la farò sicuramente. Siamo arrivati un po' alla conclusione di quella che è la puntata settimanale del Salotto di Wilson Hills. Noi Valentina ti ringraziamo tantissimo perché sei super impegnata, sei poi impegnata anche nel fine settimana e sei riuscita a trovare un po' di tempo per stare con noi per una chiacchierata. È stato un piacere, aspettavo con ansia appunto questo incontro virtuale da un po' di tempo, per cui veramente un onore e un piacere esserci. Grazie mille a te Valentina, un grandissimo in bocca al lupo per tutto e ovviamente ti aspettiamo qui al Salotto di Wilson Hills. Assolutamente. Quindi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, settimana prossima nuova puntata del Salotto di Wilson Hills. Grazie mille ancora Valentina, un abbraccio grande. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao.